Ti taglio io. Allora vi aiuto io. Voi partite come una possibilità che facciamo un blues in italiano, sembrava una cosa stranissima. Partite come, soprattutto come una dall'interno della Travis Blues Band. Noi, io, Billy e Piero siamo soci fondatori della Travis Blues Band, poi ci siamo messi proprio, abbiamo fatto un gruppo che faceva blues in italiano, poi siamo scivolati sul rock perché in quel momento ci sembrava ci avesse più possibilità espressive. Ed era così? Oh, a noi è piaciuto farlo, ci è piaciuto. E così è venuto fuori questo genere un po' diverso. Siamo sempre stati un po' strani, cioè non riuscivamo mai a infilarci in un genere solo, quindi. Il mercato non era questo. Cioè, noi siamo partiti e abbiamo fatto questo prima blues, poi rock in italiano, ma eravamo in anticipo rispetto al mercato. Tant'è vero che la cosa non fu poi così percepita con grandissimo successo, se non da un mercato, voglio dire, di nicchia. In realtà subito dopo è arrivato Zucchero, sono arrivati Pino Daniele e hanno invece avuto successo, non sulla scia della porta che avevamo sfondato noi, ma perché il mercato era più maturo in quel momento per quel tipo di musica. Basta, ok. Dimmi. No, ma tieni conto che in quel periodo mentre noi facevamo queste canzoni c'era a Milano Joe Squillo, che tutti adoravano, c'era Garbo, c'era quel che cantava Tenax. Ovviamente noi facevamo un po' fatica a confrontarci con queste figure. Però è un po' decadente. Decadente non siamo mai riusciti. È sicuramente però era una scena più ricca, nel senso che c'erano spazi un po' per tutti, tutto sommato. Tu hai citato un locale prima, il Tangram, che era un luogo dove si poteva ascoltare musica molto differente. E quindi era una scena sicuramente più come dire vivace rispetto a quella che c'è in questo momento a Milano. Qualcheduno vi ha anche paragonati vi ha definito gli XTC italiani. Sì, questa è una cosa che mi ha detto il povero alla prima in macchina. E io l'ho riportata, però. Non ho testimoni, sono Luigi Fedele, vero Luigi? C'eri anche tu in macchina, stavi guidando a una velocità folle sul Turchino, maledetto te che mi sono cagato sotto tutto il tempo. Comunque alla perina ci stimavi, cioè che come gli XTC noi eravamo fuori di melone, facevamo continuamente cose diverse. Anche se poi in effetti la matrice è ben diversa rispetto a quella degli XTC, però appunto avevate in comune questa capacità di spaziare. Chi compra il cofanetto, speriamo che siano molti tra i presenti questa sera, lo potete trovare anche online su libero.net, può sentire soprattutto negli inediti una gamma di cose molto differenti, ma non, insomma noi stare ci sono musicisti molto più bravi di noi che riescono a fare sempre la stessa canzone per 20 anni, non faccio nomi, ma noi non ci riusciamo. Senti, un'altra delle caratteristiche del vostro percorso è stato, vabbè, innanzitutto dal punto di vista discografico una grande brevità, e poi ci arriviamo, anzi più una grande brevità direi una grande sintesi, e poi il fatto di avere sempre una formazione molto dinamica al vostro interno. Come mai questi cambi, queste musicisti che andavano venivano? Hai mai avuto una band tu? No. Non sono sorpreso. Perché le band sono momenti dinamici, c'è poco da fare. Beh, ci sono quelle che nascono e finiscono con la stessa formazione. Sono quelle che vendono i dischi. Ah, ecco. Lì allora altri interessi, bravo. Altre questioni. Bravo. E invece vorrei girare un po' il coltello nella piaga parlando della sintesi estrema discografica. Nel senso che voi vi siete così espressi discograficamente, ripeto, discograficamente, con un solo album. No, avere un album e 3,45. E 3,45, certo. Più una compilation. Che, sì. Come mai solo un album, diciamo, completo? È perché non ha venduto. Non è solo quello, non sì, immagino che sia solo perché quello. Perché eravamo un'etichetta piccola, perché si è visto che ci sono state delle scelte manageriali diciamo discutibili. Noi eravamo con Margot in classifica nelle radio e il disco si trovava nelle librerie, cioè, era una cosa un po' d'avanguardia, però ma non certo per, diciamo, il problema non è stato artistico, allora è stato discografico, perché appunto ripeto voi siete andati in classifica bene anche con Mennea, con un altro singolo, insomma, per cui avete una bella esposizione. Assolutamente sì. Questo meccanismo arcano del successo richiede tanti ingredienti, si vede che a noi è mancato qualcuno, però insomma
chi si frega, cioè, non credo che sia, scusate, non voglio vendervi pentole, quindi non credo che sia mancato qualche ingrediente, perché cioè, finalizzato la nostra band gli ingredienti c'erano tutti, perché c'è stato un momento di estrema armonia, di creatività, di compatibilità musicale tra le persone, eccetera, di amicizia, per cui ci sono stati momenti invece molto importanti, solamente che non siamo riusciti a trasformarli poi in un'energia che avesse un mercato, ma non tanto perché non fossimo capaci noi, perché come dicevo prima siamo sempre stati sfasati con i tempi, cioè mentre noi facevamo una cosa, quella cosa non era ancora nata o era già sparita, poi ci mettevamo in pista con un'altra cosa e succedeva esattamente la stessa cosa. Ancora adesso, tutto sommato, stiamo facendo qualcosa fuori dai nostri tempi, perché stiamo proponendo qualcosa che abbiamo fatto nel 1980, quindi anche questa volta bellissimo pubblico, ma siamo ancora sfasati rispetto, cioè ci riconoscete dopo 30 anni, insomma. Beh, insomma, l'importante però è esserci in ogni caso, voglio dire. Luca, io mi consolo sempre all'idea che Van Gogh ha veduto solo un quadro. Vabbè, mi consolo, non è che voglio fare la domanda. Assolutamente. Poi, cosa è successo poi ai Cacao? Nel senso che voi siete avete seguito altre strade. No, è che per un certo punto, noi ci siamo abbiamo scoperto un modo nuovo di fare musica. Abbiamo incontrato un personaggio stupendo che è Angelo Bissolotti. Abbiamo passato 10 anni in un locale stupendo di Fiume Altrino a far divertire la gente, a farla ballare e a divertirci anche noi. Abbiamo scoperto che un musicista non deve per forza salire su un palco e aspettare tutti gli dicono che bravo, che bravo, che bravo. Io ho momenti bellissimi, ho un ricordo stupendo di una sera in cui, adesso non voglio esagerare, ma mi sono commosso cantando Bianco Natale con una cena organizzata da famiglie di bambini cerebrolesi. Ti posso garantire che cantare Natale spera che tu, vedendo i bambini cerebrolesi, le mamme e le loro tatti, forse a volte è meglio che entrare in classifica, esserci lì, amici. Sono d'accordo. È il potere, la magia che a volte la musica ha rispetto a tante tante altre cose. Sai quanta gente abbiamo fatto contento semplicemente perché era il loro compleanno, loro si ricordano ancora? Bello, no? Certo, assolutamente. E adesso cosa fanno? Beh, ma lui mica è vero, lui ha fatto cose strepitose, poi è andato a suonare con la Nannini in tutta Europa e tutto, ma sei andato anche nel mondo? Hai finalmente preso sto aereo che te l'ha fai sotto. Lui non è andato in Giappone con Mattia Bazar perché aveva paura di andare in aereo. Io ho provato a fare il primo volo, che seduto di fianco a lui, il primo volo che ha fatto. Te lo ricordi ancora? Oh, anche lui, ma anche te lo ricordi. Mi ha toccato, mi è venuto un panico. No, lui ha fatto cose egregie, ha suonato con mezzo mondo, poi sono stati molto insieme, ma anche adesso poi suoniamo ancora in giro. Suonate ancora e siete tornati al blues? Abbiamo 1000 progetti diversi, tutti la matrice con la blues. Cavola. No, dicevo, io sono, ho fatto le cose che ho fatto perché ho avuto un buon inizio. Certo. È il momento delle confessioni. Un momento molto importante. Taglia la melassa. Quindi diciamo il blues, che sicuramente è sempre stato presente nel vostro marchio di fabbrica, ancora adesso è quindi dicevi che siete tornati al blues e quindi ancora presente. C'è un cambio di formazione per questa seconda parte del... Adesso noi accogliamo sul palco, cacciamo Marco Colombo. Che salutiamo con un applauso. Silvano Paoli, che è stato con noi. L'applauso sfuma per uno e rientra per l'altro. Che è stato sostituito Marco, che era lì in piedi, e Marco Colombo e Silvano. È stato con noi nella produzione di brani successivi e negli anni in cui abbiamo suonato tantissimo nei locali del TAR. E sta suonando ancora con noi. Ecco, tornando un attimo al disco, questo secondo CD che completa questo cofanetto di 1 e 2, Cacao 1 e 2, inediti e rari. Bene, questi inediti e rari presumo vedano la complicità di Silvano. Adesso vi facciamo sentire pronto un primo pezzo che facciamo, un pezzo che in realtà avevamo scritto nel 78, ma poi avevamo rifatto questi dati, insomma. Un pezzo che poi abbiamo inciso con Silvano, però era proprio uno della serie di blues in italiano, insomma. Bene. Lulu. Allora, questi sono i Cacao, buon ascolto!